Si beve per farsi accettare dal gruppo? Tra virgolette per stare in compagnia. Perché rischiare? Perché il rischio è bello. Le amicizie influiscono tanto. Si beve appunto per diventare qualcun altro. Se non bevi poi allora non sei preso bene. Per sembrare più grande, insomma. L'alcol alla guida è la prima causa di morte tra i giovani italiani tra i 15 e i 24 anni. In Valle d'Aosta ogni anno, a causa dell'abuso di alcol e sostanze stupefacenti, avvengono oltre 1400 incidenti stradali. Circa 100 ogni mese. Pensate di conoscerci? Ne siete proprio sicuri? Questi siamo noi, con i nostri dubbi, le nostre fragilità e le nostre convinzioni. Non giudicateci, ascoltateci. Di solito che cosa bevi quando esci? Ma birra, vino, magari qualche volta dei superalcolici, ma... Tutto quello che passa al convento. La birra, spacca. Birra. E mento. Basta, non si dice nient'altro. Beh, diciamo birra o vino, perché i superalcolici sono un po' intollerante. Sei solito mischiare alcolici e superalcolici? Sì, quando capita mi piace competere. È pericoloso mischiare alcol e droghe? L'uso di questi mischioni è sempre stato ricercato, anche insieme a farmaci, a volte anche antidepressivi o ansiolitici o quant'altro, è pericoloso perché gli effetti negativi si sommano, non c'è una somma lineare per dire 1 più 1 in questo caso non fa 2, ma fa 4, 5, 6 e di solito... Prevalgono gli aspetti peggiori, il, il malessere rispetto all'incapacità di, di, di percepire il mondo reale rispetto a, a, a quello che, che uno vorrebbe, cioè di stare meglio. Ci sono dei segni fisici che mi permettono di capire che devo smettere di bere? Oggi si comincia a ridere un po' troppo di, di essere loquaci, euforici, di sghignazzare per delle sciocchezze o, o comunque di, di barcollare. Non è detto che sia il, una situazione che ancora ci permetta di bere, quando invece potrebbe essere invece veramente l'anticamera di un'intossicazione di un ancora più grave, quindi di un danno grave acuto. Che cos'è il cometilico? Una perdita eh, grave dello stato di coscienza, perché per coma poi definiamo questo. Se non trattato velocemente e bene, il cometilico purtroppo conduce alla morte. L'alcol migliora le prestazioni sessuali? Tutte queste sostanze provocano una, un decremento della libido, cioè si è meno efficaci, meno, si è meno bravi anche nei rapporti sessuali e quindi sostanzialmente non conviene. Come agisce l'alcol sul nostro corpo? L'alcol ha, ha la caratteristica di essere assorbito molto facilmente e, e soprattutto di compenetrarsi nella maggior parte dei tessuti, soprattutto quelli ricchi di acqua. In modo molto veloce. L'organo che più viene danneggiato in modo acuto è il cervello. Continuare a bere produce danni anche su, su organi che vengono un pochettino colpiti in modo cronico. E organi bersaglio di questa intossicazione cronica, ovviamente, sono il fegato, che è l'organo che metabolizza l'alcol. I danni di un fegato che non funzioni più, ho detto fegato cirrotico, sono dei danni gravissimi e spesso conducono a morte. Ovviamente, altri organi che sono interessati dal dal danneggiamento dell'alcol sul sistema gastrointestinale, eh, c'è tutta una serie di purtroppo tumori so, della bocca, dell'esofago, dello stomaco, eh, non ci dimentichiamo del cuore, le cui fibre in presenza di alte quantità di alcol incominciano a deteriorarsi, si rovinano, è un cuore rovinato, diventa un cuore dilatato, un cuore che non pompa più bene e ovviamente tutto mi piacerebbe nella mia vita che avere un cuore che non pompa. L'alcol ingrassa? effettivamente delle assunzioni elevate di alcol eh, saziano, quindi eh, saziano e rendono l'organismo eh, bello pieno di energia da un punto di vista calorico e eh, alimentare, rende degli intossicati cronici da alcol, per assurdo, persone incapaci di mangiare altre cose, per cui abbandonano mh, una sana alimentazione, alimentazione completa, perché praticamente hanno un, un sangue pieno di, di calorie, quindi soddisfacente da un punto di vista, sembrerebbe al loro cervello metabolico. Quindi, cosa fanno? Dimenticano poi di assumere degli elementi importanti, le nostre vitamine, le nostre proteine, cose che ci servono poi per la nostra salute. È pericoloso assumere alcol o sostanze stupefacenti in gravidanza? Statisticamente, anche delle assunzioni. Ehm, non elevatissime, però hanno la capacità di superare, ehm, di superare ehm, la barriera madre-figlio, quindi la barriera placentare, di entrare nel feto e portare dei danni. In quali condizioni è raccomandabile non bere e perché? Quando si guida, assolutamente cerchiamo di tenere lontano ehm, l'alcol. Eh, non dimentichiamo pure di farlo qualora ehm, la nostra richiesta nel sociale è legata a dei lavori. Pericolosi. Il lavorare in un cantiere edile sulle impalcature con le, con le due birrozze da un litro in mano rende pericolosissimo quel, quel lavoro. Non dimentichiamoci anche delle situazioni cliniche: le malattie come il diabete, dove già il rapporto con i zuccheri del sangue non è che sia un rapporto molto semplice. Quindi far sì che poi. Eh, la nostra assunzione di alcol aumenta il contenuto di zuccheri nel sangue e rende ancora più difficile il controllo di questa malattia. dobbiamo dimenticare la correlazione con dei farmaci, ci sono delle terapie contro l'epilessia, per esempio. Quindi, sicuramente l'assunzione con farmaci antipilettogeni eh, anti potrebbe essere drammatica. Eventualmente chiediamo al medico di famiglia, che è la persona che più ci sta vicino, se quel tipo di problema potrebbe essere complicato anche con l'assunzione di un semplice bicchiere di vino. Ciao ragazzi, sono Valdostano come voi. Sono cresciuto ad Aosta, ho raggiunto il mio sogno di giocare nella Juventus senza mai aver avuto bisogno di, di utilizzare sostanze stupefacenti. Mi diverto ed esco come tutti, però credo che eccedere sia sempre sbagliato. Mi raccomando fate attenzione perché guidare dopo aver assunto bevande alcoliche è molto pericoloso. Molti di noi hanno risposto che non si drogano. Dire la verità, a telecamera accesa è veramente difficile. Ah, quello, no, quello no, non so. No, non sa so rispondere. No, perché non mi sono mai drogato. No, non ho mai fatto uso perché sono contrario all'uso di stupefacenti e cose, cioè prodotti simili. Io solo alcol assumo, altre cose sinceramente non mi interessano. Il fenomeno droga colpisce anche la Valle d'Aosta, Quali droghe circolano nella nostra regione? La diffusione di questo fenomeno ci preoccupa eh, in quanto il costo, al, il costo di vendita de, dell'ecstasy e delle pastiglie è molto, molto basso. Può variare dai 5 ai 10 euro, che può essere quindi paragonato a una consumazione in discoteca e quindi alla portata anche dei ragazzi più giovani. Un discorso diverso invece per la cocaina e l'eroina, in quanto riguardano un'altra fascia d'età. E per quanto concerne la cocaina, sono soprattutto ragazzi dai 25 anni a salire. Si usa ancora l'eroina, è cambiato però il modo di assumerla. Non si vede più il tossico dipendente come ce lo possiamo ricordare, magari negli anni Ottanta la stazione con la siringa in mano. Eh, oggi l'eroina, e anche la cocaina si può, prevalentemente viene fumata o viene sniffata quindi eh, comunque la sostanza rimane pericolosa come se iniettata vi sono casi in cui le persone anche minorenni si recano in treno a Torino incontrano lo spacciatore di turno con tutto il pericolo insito nell'approccio a determinate persone che poi in realtà sono veri e propri delinquenti che fanno di mestiere gli spacciatori Ragazzi, sabato sera quando trovate in discoteca qualcuno che vi vende magari delle pastiglie a 5-6 euro e voi vi fate tentare, eccetera, dovete fare molta attenzione. Perché questo tipo di sostanze molto spesso sono tagliate male. Cosa vuol dire tagliate male? Vuol dire che gli spacciatori o chi ne fa le veci, diciamo, eh, introduce all'interno di, di queste pastiglie sostanze... Tossiche piuttosto che medicinali, piuttosto che altre cose che vi potrebbero fare veramente male. Potrebbero portarvi a conseguenze irreversibili e potrebbero portarvi persino alla morte. Quindi fate attenzione, mi raccomando, soprattutto in discoteca. Ci sono dei segnali che mi permettono di capire se mi sta avvicinando alla dipendenza? Certo! Eh, se ti trovi a passare la maggior parte delle serate nei bar o nei locali in cui eh, l'elemento centrale è bere alcol o consumare droghe, se ti trovi a passare la maggior parte del tempo con amici che hanno già fatto uso di sostanze illegali eh, o alcol. Se ti trovi a pensare dalla mattina alla sera a quando arriverai al bar la sera o nel luogo d'incontro per fumarti la canna o verti la tua pinta di birra, eh, se progressivamente perdi interesse per le attività eh, scolastiche, comuni, insomma altre attività più normali, questo è un segno tuo che ti fa capire che probabilmente sei più vicino all'alcol e alle droghe di quanto tu. Tu stesso possa pensare e poi ci sono dei segni fisici, questi sono quelli eh, diciamo così mh, che riguardano lo stile di vita, ma ci sono dei segni fisici quando ti rendi conto di non riuscire più a controllare il movimento delle mani, quando ti rendi conto di aver bisogno di bere frequentemente, anche se poco durante la giornata, quando ti rendi conto di non riuscire più ad addormentarti facilmente come prima, quando sei irritabile, quando ti senti eh, così un po' angosciato e un po' troppo su di giri eh, senza una ragione, quando cambi insomma umore molto facilmente, tutti questi sono dei segni fisici che puoi scoprire da te e che ti dicono che ti stai avvicinando all'alcol e alle sostanze. È inutile utilizzare sostanze stupefacenti o alcolici e soprattutto mettersi alla guida avendo usufruito di queste sostanze. Eh, perché io non lo faccio e sto bene lo stesso perché tante persone che conosco non lo fanno e sono tanto felici e quindi non vedo perché andare a ricercare la felicità in, questi, in queste cosucce. Eh, io, eh, se, se può valere il mio parere, consiglio ai giovani di eh, cercare di drogarsi dei propri sogni e di ubriacarsi dei propri sogni cercando ogni giorno di realizzarli il più possibile. Io ho fatto così. quando hai raggiunto il limite quali sono i segnali del tuo corpo? quando vai per <ride> terra quando, quando inizia non lo so quando, eh, quando parti via da, quando parti via da solo non lo so inizia a fare casino non ti controlli più non sono mai stato male diciamo che riesco a conoscere il mio limite prima di quello e allora smetto di bere si sì, 10 litri Dipende dalle volte perché magari cioè, me ne accorgo perché sono già su di giri quindi dico basta e basta. Per le birre dico una ventina di birre sono già abbastanza messo bene. Quali comportamenti da seguire alla guida di auto o moto? Bisogna seguire alcuni consigli fondamentali e alla guida di un veicolo è meglio non dar retta al vecchio proverbio sbagliando si impara, perché in questo caso appunto sbagliare potrebbe essere fatale. Il primo è quello di sedersi correttamente sul sedile della propria autovettura, prendendo la giusta distanza dai pedali e dal volante, allacciarsi immediatamente la alla cintura di sicurezza, ponendo l'attenzione sul fatto che la cintura stessa sia ben tensionata intorno al corpo. Tenere sempre entrambe le mani sul volante se non per effettuare l'operazione di cambio marcia. Non dobbiamo appenderci al volante con il peso delle braccia per metterci in condizione di ruotarlo in maniera fluida e delicata. Un ciclomotore o un veicolo a due ruote è per definizione più instabile di un veicolo a quattro ruote. Le due ruote devono entrambe rimanere aderenti al terreno e le impennate, le esibizioni, le partenze rapide al semaforo fanno tanto figo ma sono poco efficaci. L'assunzione di stupefacenti e alcol influisce sul comportamento alla guida? Sicuramente il controllo di un veicolo dipende dalla lucidità e dalla prontezza di riflessi di chi ne è alla guida. Per farvi un esempio pratico, nei centri di guida sicura, dove si insegna il comportamento corretto da tenere alla guida di veicoli anche in condizioni estreme, sono stati effettuati dei test che hanno dimostrato che anche l'effetto di un semplice aperitivo rallenta i riflessi e annebbia la vista di chi è alla guida, dando quindi dei risultati poco soddisfacenti in prove semplicissime come, per esempio, uno slalom intorno a dei birilli. Praticamente a certi dosaggi, ma già comincia con, piccoli, ehm, con piccole dosi, già con 0,5-0,8 di eh, livello di alcolemia nel sangue, quello che va a ridursi è la visione periferica. Noi abbiamo la capacità di vedere su un certo angolo. Il tossico alcol eh, va a ridurre, quindi ci fa ridurre questo angolo di visione. ma dove può essere pericolosa questa cosa? Immaginiamo un incrocio di notte alle 4 di notte. Ovviamente avere un angolo visivo molto ridotto, quindi la capacità di non vedere bene gli angoli della nostra, della nostra visione, ovviamente ci può, uh, può um, dare dei problemi. E associamolo a un'altra cosa, perché una cosa che, um, che viene un po' sottovalutata è che aumentano i cosiddetti tempi di reazione, ma già a piccole dose. Non è che vorrei. Farvi delle prediche, però ho perso un amico in un incidente stradale nel 1992, eravamo ubriachi fradici, quindi non eravamo dei grandissimi esempi per la società. Abbiamo fatto un incidente stupido ad una velocità stupida in una serata di sabato sera molto stupida. Però perdere il proprio amico, anzi il proprio migliore amico, così vederlo morire tra le braccia non è una bella cosa, quell'episodio lì cambia moltissime cose. Nella tua vita, nella mia vita ne ha cambiate tanto, ho avuto problemi con la droga, ho avuto problemi con l'alcol, sono stato in comunità, quindi ecco non... non lo so, il messaggio è quello che probabilmente per farti venire voglia di vivere forse devi avvicinarti, devi capire che cosa vuol dire morire. Spero che tu non arrivi a quei livelli lì perché sennò vuol dire che sei fatto. Ciao, la vita non si gode, si vive. Ricorda, non esiste una quantità sicura di alcol. chilometro. Quella geggio che è una brutta cosa, <ride> una brutta cosa. <ride> usata dalle forze dell'ordine per eh, fregare noi, <ride> diciamola così. Chi mi può fermare per un controllo? Ma le forze dell'ordine classiche diciamo polizia, carabinieri, eh, guardia di finanza, polizia locale, vigili urbani e questo tipo. Eh, nel caso di, di un controllo di, di questo genere ovviamente c'è l'obbligo di fermarsi e di... Eh... Eh, esibire i documenti che vengono richiesti e eh, se le autorità di polizia eh, sono, hanno con sé l'attrezzatura la, eh, per l'accertamento del tasso alcolemico e se, il, eh, se ritengono necessario utilizzarla, mh, io ho anche l'obbligo di sottopormi al controllo. Nel senso che se l'interessato eh, eh, rifiuta di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico, eh, l'articolo 186, settimo comma del codice della strada, eh, prevede una sanzione penale, eh, quindi, una, una sanzione, mh, penale, quindi eh, arresto e ammenda, eh, identica a quella della mh, guida in stato di ebrezza a livello più alto, cioè con tasso superiore all'1,50. Con la più recente normativa adesso anche chi si rifiuta di sottoporsi all'etilometro non è che fa il furbo e dice non mi succede niente, no, gli viene semplicemente applicata la sanzione più grave prevista dal codice della strada che può arrivare anche alla confisca dell'auto. Oltre alle chilometro mi devo sottoporre ad altri accertamenti? Il codice della strada attuale prevede che le forze dell'ordine in, in occasione di incidenti stradali o, o, oppure se fermano qualcuno che con dei sintomi sospetti possono accompagnare nelle strutture pubbliche e in pronto soccorso, il pronto soccorso è uno di queste, i soggetti per fare l'esame clinico e la diagnosi strumentale di, alcoli, di, di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti. Noi non possiamo sottrarci e, le, e il cittadino che rifiuta questo accertamento è come se automaticamente ammettesse di essere o ubriaco o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Come mi devo comportare quando le forze dell'ordine mi fermano? Se mettete a volante, o venite fermate, o dai carabinieri o le altre forze di polizia, fate quello che vi dicono, perché eh, comportarsi in maniera eh, diciamo, che può essere definita furbetta, Fa, non fa altro che deteriorare e peggiorare la situazione. Se mi fermano e sono ubriaca o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, i miei genitori vengono a saperlo? Capita spesso, sia in controlli su strada sia in controlli all'interno dei locali, di fermare persone minori. In questo caso la Polizia di Stato avverte immediatamente i genitori prima di compiere qualsiasi atto di polizia giudiziaria, che può essere la perquisizione della persona, può essere una perquisizione domiciliare, può essere il sequestro della sostanza stessa. Spesso anche in orario notturno si aspettano i genitori sul posto e poi vengono tutti invitati o la sera stessa o il giorno dopo in questura per tutta quell'attività o burocratica che segue a un controllo di polizia. Come avviene una perquisizione? Prima si ha un, appro un approccio soft nel quale si chiede a questa persona magari di svuotare le tasche e si chiede sempre comunque alla persona, prima di compiere eventualmente la perquisizione, se è in possesso, se detiene occultate sulla persona o nella propria abitazione sostanze stupefacenti. Solitamente le la perquisizione all'autovettura, ad esempio viene fatta sul posto, ci si aiuta anche con l'unità cinofila, poi si può procedere alla perquisizione personale, questa non viene fatta sul posto per una questione diciamo, di pudore, quindi si invita la persona negli uffici di polizia e viene effettuata all'interno solitamente degli uffici di polizia. Se da questa perquisizione o da una perquisizione personale viene fuori mh, e si ritrova una sostanza di dubbio di dubbia provenienza, di dubbio aspetto, noi veniamo chiamati a quel punto a effettuare appunto il narcotest. Viene effettuato in pochi minuti qui, direttamente, in questura. Nel caso che la sostanza eh, sia una sostanza stupefacente, noi redigiamo un verbale di esito positivo del narcotest, dopodiché la persona a cui è stata sequestrata e viene denunciata per detenzione, eventualmente per detenzione ai fini di spaccio, se la quantitativo è maggiore. Viene fotosegnalata, viene denunciata e diciamo che i suoi dati, le sue impronte vengono catalogati nel nostro, nel nostro schedario, e nello schedario nazionale. Sono obbligata a sottopormi alla perquisizione? La perquisizione non è, non è un atto volontario in cui uno può decidere se sottoporsi o meno. È un atto di polizia giudiziaria coattivo e qualora vi siano tutti gli elementi la perquisizione deve essere eseguita. Ci sono delle garanzie perché se la persona lo desidera può essere immediatamente avvisato l'avvocato, eh, la persona si possa far assistere da una persona di fiducia, mh, con i minori chiamiamo sempre, comunque i genitori prima di fare qualsiasi tipo di, di attività di polizia giudiziaria. Se sei coinvolto in un incidente stradale, chiama uno di questi numeri. 118, 113, 115, 112. Se sono coinvolta in un incidente stradale, quali informazioni devo fornire ai soccorritori? Una delle cose più importanti è dare l'indirizzo esatto, la località e il tipo di scenario che c'è nel momento in cui è avvenuto l'incidente. Lasciare un nominativo e un numero di telefono perché in caso di bisogno noi possiamo ricontattare mentre mandiamo le squadre di intervento sul posto il richiedente per avere ulteriori informazioni e specificare bene di che cosa si tratta, quante macchine sono coinvolte, quanti feriti approssimativamente ci possono essere e soprattutto se la macchina si trova in strada, in un dirupo o in situazioni pericolose. L'utente ha fretta, fretta di ricevere il soccorso, è chiaro. Eh, noi dobbiamo anche tranquillizzarlo e chiedere di non mettere giù il telefono, perché mentre facciamo le ultime richieste, nel frattempo stiamo già allertando le squadre e le stiamo già mandando fuori. Quindi è giusto far sapere alla gente che mentre siamo al telefono col richiedente, noi comunque ci stiamo già muovendo con i mezzi uomini per arrivare sul posto. Non tutti gli incidenti stradali sono uguali. Essere soccorsi non è sempre facile. Quali sono i pericoli all'interno della mia macchina in caso di incidente? Una volta avvenuto lo scontro ci possono essere ulteriori pericoli, uno dei tanti può essere un, un airbag inesploso che potrebbe esplodere nel momento in cui si, fanno, si, si praticano le operazioni di taglio e di soccorso della vittima, un altro è quella della fuoriuscita di benzina a seguito dello scontro e quindi un rischio potenziale di incendio. E un altro ancora è il fatto che la macchina eh, non sia stabilizzata bene perché sia magari fuoristrada e quindi è un rischio che la macchina si possa capotare col ferito incastrato nella mira all'interno. Guidare sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o alcoliche è un atto punibile dalla legge italiana. Sì, la guida in stato di ebbrezza e la guida in stato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è un reato previsto dal codice della strada. E nella fattispecie l'articolo 186 e 187 del codice della strada prevedono uno il, eh, la guida in stato di ebbrezza e l'articolo 187 prevede con uno schema sanzionatorio simile eh, la ehm, guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e quindi anche qui normalmente da, sulla base di analisi. Del sangue o di, o di analisi di questo tipo. Sono minorenne e provoco un incidente stradale, sono punibile penalmente? Diciamo che al di sotto dei 14 anni non si è imputabili, quindi al di sotto dei 14 anni non vi è alcuna eh, punibilità o imputabilità. Tra i 14 e i 18 anni si è imputabili se si ha la capacità di intendere di volere. La differenza più importante è che non si viene giudicati dal tribunale ordinario, ma dal tribunale per i minorenni. Sopra i 18 anni invece si viene giudicati da un, dal, dal tribunale ordinario dal, o dal giudice di pace, a seconda del tipo di competenza e del tipo di reato che viene commesso. Il tribunale ordinario eh, ha. Eh, Sede in ogni circondario del Tribunale, quindi ad esempio ad Aosta c'è il Tribunale ad Aosta eh, e poi abbiamo i giudici di pace ad Aosta e ad Onnass. Eh, mentre il Tribunale per i minorenni eh, ce n'è uno solo per ciascun distretto di corte d'appello, quindi per i fatti eh, commessi ad Aosta è competente il Tribunale per minorenni di Torino perché c'è un solo Tribunale per i minorenni in tutto il Piemonte e la Valle d'Aosta. Nel caso di incidente stradale, quando patente e patentino possono essermi ritirate? Dunque, per quanto riguarda le ipotesi di ritiro, in realtà il problema ragazzi riguarda soprattutto la sospensione, perché il ritiro definitivo avviene eh, in pochi casi. In, da un punto di vista invece pratico io vi consiglio di rispettare molto bene le norme per quanto riguarda... La guida in stato di ebrezza per quanto riguarda le, eh, il divieto di fare gare in velocità sulle strade pubbliche per quanto riguarda l'utilizzo di veicoli che non potete utilizzare, perché in questo caso può esserci anche la sospensione della patente addirittura fino a un anno. Quindi attenzione eh, anche all'ipotesi di ritiro definitivo che sono eh, previste ma in maniera immediata soprattutto alla sospensione. L'eventuale ritiro o sospensione viene segnalato sulla patente. Diciamo che, soprattutto per quanto riguarda le ipotesi di carattere penale, cioè a dire quando vi sono delle lesioni di un certo livello, e soprattutto quando ci sono dei feriti o dei morti, c'è l'ipotesi eh, di annotazione definitiva della sospensione della patente, quindi questo provvedimento verrà sempre segnato sulla vita del, del patentato. Quindi eh, dovete anche stare attenti perché, eh, nel caso in cui aveste questi problemi, questa cosa rimarrà un po' come un marchio, una piccola fedina penale che vi portate dietro in, in varie occasioni, anche quando magari vi chiedono la fotocopia della patente per un posto di lavoro o per qualcos'altro. La differenza tra confisca e sequestro di un mezzo? Ma diciamo che, da un punto di vista tecnico, il, il sequestro è il primo passo che viene eseguito in determinati casi, soprattutto anche nelle ipotesi penali di che dicevamo sopra. Per cui può essere trasformato in una confisca, cioè dire in una eh, definitiva perdita della proprietà del veicolo quando eh, il prefetto verifica che ci sono gli elementi per confiscare il mezzo, cioè in caso di particolare gravità del comportamento che avete avuto. Tenete conto che eh, in genere, spesso quando si usa anche veicoli non di propria proprietà, se ci si comporta male si rischia di coinvolgere anche il genitore che è il proprietario del mezzo. Qual è l'iter penale dopo che vengo beccato? Alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti? Quando i ragazzi vengono fermati, magari alla guida di, di un motorino, magari anche alla guida eh, di un veicolo, parliamo di quei veicoli che possono essere guidati anche all'età di 16 anni, quindi quelle le macchinine con una cilindrata di 50, e questi soggetti vengono subito segnalati al Tribunale per i minorenni. Per il ragazzo minorenne che viene fermato e viene disposta dal Tribunale per i minorenni. La misura restrittiva del passaggio all'interno dell'istituto per minorenni, il ragazzo viene agganciato subito dagli operatori del nostro servizio presenti all'interno dell'istituto per minorenni e qui viene fatto un percorso di tipo riabilitativo, rieducativo cercando di far emergere la vera problematica della dipendenza. Le posso dire che al carcere per minorenni in questo momento abbiamo parecchi ragazzi che sono poliassuntori di sostanze, questo cosa vuol dire che magari alla, alla birra ci associano l'ecstasy piuttosto che la cocaina, piuttosto che l'eroina, perché purtroppo eh, abbiamo un ritorno a questo tipo di sostanza. Sicuramente eh, gli alcolici e cioè i superalcolici però rimangono per i giovani il, la dipendenza primaria. Presso la Casa Circondariale di San Vittore il, il mio servizio opera eh, attraverso due livelli assistenziali, un livello di base o primo livello dove vengono ehm, presi in carico i soggetti, quindi nella fase acuta della dipendenza sia da alcol che da sostanze, vengono trattati con farmaci sostitutivi e quindi viene avviato un percorso di valutazione della misura alternativa alla detenzione o di un trasferimento dopo il processo presso la Casa di Reclusione di Milano. All'interno dell'Istituto di San Vittore esiste un trattamento di secondo livello, nel reparto La Nave, un trattamento avanzato e qui è un reparto totalmente gestito da noi, quindi da ASL con operatori sanitari, psicologici e sociali, eh, operatori quindi del, del mio servizio e qui il, i soggetti rimangono eh, diciamo aperti, eh, è un trattamento quindi di secondo livello dove i soggetti sono aperti eh, otto ore al giorno e svolgono delle attività riabilitative e rieducative con operatori, o educatori professionali, operatori della riabilitazione. Nella casa di reclusione invece di Milano bollate sono soggetti già sottoposti quindi a processo, qui i soggetti non rimangono chiusi in cella ma hanno la possibilità di essere aperti nel reparto e anche qui si svolgono delle attività riabilitative e risocializzanti mirate anche qui a un'eventuale applicazione di una misura alternativa. Quali sono le maggiori difficoltà che i ragazzi incontrano in carcere? Le maggiori difficoltà eh, che i ragazzi incontrano sicuramente è la presa di coscienza della, della loro reale situazione. Molte volte il problema viene sottovalutato e il nostro compito è quello di far emergere invece la problematica sottostante. Il più delle volte hanno una patologia eh, psichiatrica latente che viene fuori con l'utilizzo delle sostanze ma l'aspetto fondamentale da valutare è che questi ragazzi in genere non hanno una rete familiare o una rete che li supporta adeguatamente quindi una volta scarcerati il compito più gravoso è quello di ricostruire o rimettersi in gioco cercando di ricostruire una vita shane Comunque anche senza bere. Ho scelto di fare Bob molte sere perché ho amici che bevono e piuttosto che farli prendere una multa o rischiare la patente o peggio la vita, preferisco portarli a casa e fare Bob, sacrificarmi qualche volta non bere e portarli a casa sani.